Ciao ragazze, buongiorno. Oggi nuovo tutorial e in questo tutorial andremo ad utilizzare questo chaton da 8 mm della Swarovski. Dopo lo chaton da 8 mm, ovviamente stiamo facendo una coppia di orecchini, perciò ce ne servono due. Bicono da 4 mm, per ogni modulino ce ne servono 12. Poi Rokai 11.0, queste sono della Miyuki, Rokai 15.0, queste sono della Toho. E in più, ragazze, io sto utilizzando anche questi mini cipollotti che misurano 2,5 mm per 2 mm, perciò sono veramente piccoli. Se non li avete, potete utilizzare le Rokai, fatemi vedere, 8.0. Sì, se non li avete ragazze potete utilizzare le Rokail 80. Poi il filo è un Fireline 012 e ovviamente poi ci serviranno anellini, monachelle e basta. Per prima cosa ragazze, noi dobbiamo inserire sul nostro ago una 15, un cipollotto e lo facciamo per 6 volte. Inserito, come vedete, le mie rocaille e i miei cipollottini. Adesso devo chiudere a cerchio, quindi rientro in tutte le mie perline, faccio un paio di nodini e faccio anche un giro a vuoto. Bene ragazze, come vedete sto uscendo da una rocaille 15.0. Dobbiamo prendere 5 rocaille 15.0 e ci inseriamo nella 15.0 successiva in questo modo. E abbiamo creato questo archetto. Facciamo così fino alla fine del giro. Adesso, ragazze, risaliamo nel primo archetto. Saliamo nel primo archetto e ci portiamo ad uscire dalla 15.0 centrale in questo modo. Ora prendiamo 3 rocaille 15.0 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto successivo in questo modo. Bene, facciamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Sto finendo di inserire le ultime 3 15.0 e ci portiamo a sbucare comunque dall'archetto di 3 rocaille 15.0 successivo, quindi usciamo sempre dalla rocaille che si trova al centro. Quindi cominciamo a tirare, come vedete, ecco qua, stiamo creando l'incastonatura. Prendo il mio chaton, bellissimo, meraviglioso questo colore, lo vado a posizionare al centro dell'incastonatura in questo modo e adesso prendo una rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto successivo. Ok, bene ragazze, facciamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Adesso facciamo uno o due giri a vuoto per stringere tutta la nostra incastonatura. Ora ripassiamo attraverso le rocaille laterali. E ci portiamo ad uscire da una rocaille 15.0, quelle prima o dopo del cipollottino. Prendiamo 5 rocaille 15.0 e ci inseriamo quindi nella 15.0 dopo il cipollotto. Quindi qui ci inseriamo qui, ragazze. Tiriamo il filo e posizioniamo questo archetto. Facciamo questo lavoro fino ad arrivare alla fine del giro. Ecco qua, ho realizzato tutti i miei archetti. Adesso, ragazze, ci dobbiamo spostare nuovamente. Quindi sto uscendo da questa rocaille 15.0. Ci dobbiamo rispostare attraverso sempre le nostre rocaille laterali. In questo modo e mi porta a sbucare da questa rocaille 15.0 in questo modo, vedete? Così prendiamo nuovamente 5 rocaille 15.0 e ci inseriamo nella 15.0
praticamente noi entriamo ed usciamo sempre dalle 15:00 di punta, quindi è sempre la rocaille centrale, come vedete, ragazze. Quindi mi inserisco nella 15:00 successiva, tiro e ho creato un nuovo archetto. Di nuovo 5 rocaille 15:00 e ci inseriamo nella 15:00 successiva. Io proseguo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. E adesso dobbiamo risalire, come vedete, e portarci ad uscire sempre dalla rocaille 15:00 che si trova al centro del nostro archetto. Ora, ragazze, andiamo a prendere i nostri bicono. Quindi prendo un bicono da 4 mm, eccolo qui, e ci andiamo ad inserire nella rocaille centrale dell'archetto che si trova davanti al nostro modulino. Tiro il filo e inserisco il mio primo bicono. Prendiamo un altro bicono e ci inseriamo questa volta nella rocaille centrale dell'archetto posteriore. Tiriamo e posizioniamo di nuovo un bicono da 4 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto che si trova davanti. Facciamo ancora una volta insieme, ragazze, un bicono da 4 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto posteriore, in questo modo. Bene, io continuo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Adesso mi devo portare ad uscire su una rocaille 15:00 sulla parte davanti del nostro modulino. Sto uscendo da questa rocaille, mi inserisco nel bicono e praticamente sbuco da questa rocaille 15:00. Adesso prendiamo 6 rocaille 15:00. Ci dobbiamo inserire in questa rocaille 15:00. Eccola qui, questa qui, ragazze. Tiro, posiziono le mie rocaille, ripasso nelle mie rocaille appena inserite in questo modo, mi porto sulla parte davanti del lavoro, così, quindi mi vado a ricongiungere alla rocaille 15:00 di partenza. Tiro, come vedete, tiro per bene e ho creato questa sorta di asolina in cui dopo andremo ad inserire gli anellini e poi la monachella. Un ulteriore giro di rinforzo, eccoci qua. Quindi, come vedete, si avvicina tutto il lavoro. Proseguo così, così, perfetto. Rientro nella 15 in questo modo, ecco qua, e adesso risalgo, ragazze, risalgo perché vado a fare 2-3 giri a vuoto. In questo modo rinforziamo il nostro lavoro. Quindi vado a fare 2-3 giri a vuoto, dopodiché andiamo a ultimare la nostra creazione. Il modulino è terminato e adesso questi sono gli orecchini Ilenia. Super semplici, ma belli, 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 belli. Stupendi, stupendi, stupendi. Ragazze, questi possono diventare anche un semplice punto luce, oppure possiamo farne più di uno e farci un bracciale, oppure possiamo farne di più e farci, non lo so, una collana, un girocollo, insomma, veramente ci possiamo sbizzarrire come più vogliamo, nell'utilizzare questo modulino. Bene, ragazze, io vi saluto, vi mando un bacione perlinoso. Mi raccomando, lasciatemi un like, condividete il video se volete condividerlo, se li fate, taggatemi così vedo anche le vostre versioni e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ragazzi, noi ci vediamo con i prossimi video e vi auguro una buona giornata. Ciao!